A Cipiga contro Olympique Pallino, il secondo quarto di finale di questo mercoledì sera di Triestina Stadium. Io sono Giovanni Barsotti, vi do il mio benvenuto. Non si scherza più, eliminazione diretta. Arbitra Martinez, gli Orange contro i Bianchi. Sarà sicuramente una bella partita. Siamo a un punto, a una fase del torneo in cui non possiamo che divertirci. Speriamo nel meglio, speriamo di vedere grandi cose. Buon calcio a tutti. A tutti. Il fallo laterale, ancora nessuna palla gol fino a questo momento, mentre piove è abbastanza forte. Malfa con le mani, va lungo da Giucastro, spallata all'avversario, poi rovescia Giucastro, no, va in calcio d'angolo, gli nega il gol della domenica. Passa Curino, grande giocata di Curino, vede anche la porta, occhio a Curino, tutto da solo, calcia Tommy Curino, lo fa sembrare facilissimo, ma è un grande gol quello di Tommy Curino. 1-0 per l'Olympique. Sanguinetti, calcia Sanguinetti, Fiamberti, la palla è lì, Morpurgo, ancora Fiamberti, si supera in calcio d'angolo. Ah, tra l'altro. Occhio Sanguinetti, danza Sanguinetti, calcia Sanguinetti, Fiamberti con un miracolo col mignolo, la manda sul palo. Ora contropiede invece di Giucastro, che sulla pioggia sta benissimo. Ancora Giucastro con la testa, Tedesco, la palla è lì, Novari in qualche modo, Giucastro, sulla linea palo. Salvataggio miracoloso di Morpurgo. Sanguinetti. Occhio Sanguinetti, libera al destro Sanguinetti, eccolo qua il punto dell'1-1 che nasce da uno dei due numeri 7 del centrocampo Orange. È parità adesso tra Cipic e Olympique. Tocco dentro per Cutrera, si gira Cutrera, è 2-1 per la Cipicchia, giocata favolosa di Cutrera su palla illuminante di Sanguinetti, ribaltato il risultato iniziale, 2-1 Orange. Marsiglia tocca in avanti, è buono suggerimento, la palla tenuta in campo da Paoli. Cambia tutto. Non lo dico. Poi chiede Miguel Martinez, dice che basta così. 2-1 per la CB di Super Spot. Allora, lunga per Gagliani, mette giù Gagliani. Occhio ad Armentano! Sul palo. Quindi Tommy Morpurgo che vola sulla fascia di destra, la mette in mezzo per Cutrera, che è solo. Ecco Cutrera! Col tacco Cutrera dopo la rovesciata ha provato a fare venire giù San Siro a 4 km da qua. Quindi Malfa, ripropone Malfa, è una bella palla per Curino, Novari, Curino, Novari ancora, da non portiere fa il portierone, super Novari, a un passo dal 2-2 l'Olympique. Adesso volano anche parolacce, Curino, la tocca di prima, agonismo altissimo, occhio a Tedesco, ultimi minuti, ancora Tedesco, due volte, la mette in mezzo, col sinistro, la palla passa fino ad Aguileri, è ancora in calcio d'angolo, la deviazione di qualcuno è assedio dell'Olympique Pallino. Gagliani col tacco in qualche modo la perde però a centrocampo, quindi recupero, ancora Gagliani prova a tornarci, ci torna e Martinez dice che basta così, finisce 2-1 per la Cipicchia che vince in rimonta ed elimina l'Olympique Pallino che saluta la Coppa delle Università. Super Spot.